fa Garzelli, che a questo punto rischia anche di farsi staccare, però bisogna applaudirlo per il coraggio che ha avuto. 59 chilometri alla conclusione, beh, tu dici non hanno più il passo di qualche chilometro fa, ricordiamo che questi sono partiti al 70° chilometro, quindi tra un po' sono quasi 100 chilometri in fuga con tutte queste salite. Sono sul Col de la Croix de Fer, or categoria, vale a dire superiore ad ogni categoria. Qui al Tour c'è Gran Premio Romagna di quarta categoria ed è un cavalcavia di terza, di seconda e di prima, quando proprio per chilometraggio, per altezza si supera ogni limite, lo chiamano or categoria, fuori da ogni categoria. Naturalmente vengono anche premiati per, eccoci, con Roland Mayer che è in terza posizione, uno svizzero che non è parente di quell'Armin Mayer che è il campione nazionale. Quando naturalmente l'organizzazione vuol premiare anche qualche salita che è entrata nella storia del Tour, un po' per quello che è successo, un po' per quello che rappresenta, la qualificano or categoria. Allora, sino a questo momento un giudizio tecnico-tattico su questa tappa. Davide Cassani, poi sentiremo Gianni Bugno e Piero Augusto Staggi. C'è poco da dire, la prima salita è stata affrontata col gruppo compatto, nessuno scatto, poi c'è stata questa fuga di Eloy Bourguignon, ma sono corridori lontani dalla classifica generale. Anche Roland Mayer, terzo in questo momento, scattato nei primi chilometri della Croix de Fer, è comunque un corridore lontano in classifica generale, anche se l'anno scorso arrivò settimo. L'anno scorso arrivò secondo nella tappa di Plateau des Bayes, partì da lontano e fu raggiunto e superato solamente da Marco Pantani. E come al solito il lavoro dell'US Postal, nessun scatto, probabilmente qualcuno tenterà qui, anche perché sono i chilometri più difficili, mancano 8 chilometri, non vedo tanti uomini in grado di attaccare, gli unici sono gli uomini della Kelme, quelli della Banesto e probabilmente anche la Polti con Gotti e Vironk, staremo a vedere. Il motivo di questo Tour è la fuga a due, in due si fugge meglio, tutti i giorni un attacco di due corridori, ecco. Per quale ragione? Un tempo il Tour de France era celebre per questa serie continua, costante di attacchi. Quest'anno sempre due all'attacco, ripresi a 4 chilometri. Il gruppo che controlla la situazione oggi, con l'arrivo in salita, le cose andranno in maniera differente, però anche oggi due all'attacco. Gianni Bugno. Due corridori sicuramente è un vantaggio maggiore, anche perché essere da soli e fare 100-150 km da soli è una pazzia, ci si può riuscire ma è molto difficile. In due si ha l'appoggio, il conforto di avere un compagno praticamente di fuga che ti può aiutare ad arrivare all'arrivo. Allora, Piero Augusto Staggi, la differenza tra il tifo italiano e il tifo francese, insomma un pezzo di colore sull'Alpe d'Huez, su cosa rappresenta il Tour de France? Beh, in particolare sull'Alpe d'Huez l'abbiamo potuto capire chiaramente oggi, a prescindere dal campione, l'Alpe d'Huez attira moltissimi tifosi proprio perché è uno dei grandi monumenti del ciclismo. La differenza comunque che traspare chiaramente rispetto al Giro d'Italia è dato dalla partecipazione praticante del tifoso. Al Giro d'Italia, ad esempio su Mortirolo, sulla Fauniera, sulle grandi vette del Giro, l'appassionato ci va in bicicletta, ne troviamo veramente tanti di cicloamatori, sono quasi tutti in bicicletta con il loro zainetto e vanno su. È molto più difficile trovare persone che vanno su a piedi. Invece in Francia possiamo dire che la bicicletta la usano veramente pochissimi, si contano con grande facilità, sono diciamo dei tifosi passivi, molto più vicini al calcio rispetto a quelli del Giro d'Italia. Io infatti, quando si dice la competenza del pubblico francese, sicuramente è un grande sportivo e sicuramente sono attaccati alla loro corsa e sanno di ciclismo, ma sulla competenza prettamente ciclistica penso che gli italiani non facciano difetto, anzi, essendo tutti dei buoni pedalatori, gente che si misura costantemente sul Gavia, sul Mortirolo, a Europa abbiamo contato, al di là della pedalata rosa della Gazzetta dello Sport, che ne ha veramente portati su tanti, però ce ne sono andati anche quelli senza numero rosa, per così dire, non so quanti ne sono saliti. E sicuramente conoscono la fatica, sanno che cosa vuol dire andare in bicicletta. Difficilmente infatti in Italia si trova un tifo un po' becero contro qualcuno, ma è sempre a favore di tutti. Anche il vero, per dire, Pantani, che oggi incatena un po' il cuore di tutti, alla fine anche nel giorno più tormentato e più brutto del Giro d'Italia, il penultimo, il giorno che ha fatto un po' tremare tutti,
il tifoso poi di Pantanella fine ha applaudito il giro, ha applaudito anche Gotti, ha applaudito, tolto pochissimissime eccezioni. In Francia invece c'è molto più tifoseria calcistica. Gianni, cosa provi a vedere il tuo nome in un tornante dell'Alpe d'Huez? Diciamo che fa sempre piacere. I tornanti dell'Alpe d'Huez ricordano appunto i vincitori dell'Alpe d'Huez. Io sono contento, è una cosa questa che ti rimane nel cuore, perché vuol dire che qualcosa di buono. Con che rapporto salivi te su di qua? Il rapporto che si usava era il 19-21, 17 alcuni tratti, 15 dove spianava. Sì, se usi il 23 diciamo che devi usarlo proprio nei momenti proprio di calma, ma generalmente usare il 39-41-21. Non è una salita durissima? No, è impegnativa perché ci sono tratti, il tratto iniziale è sopra il 10%, però sono quei 3-4 km. È una salita che però arriva dopo magari 180 km di strada, certamente come questa, con salite di 15, 20, 30 km. E quando si arriva qua, sotto questa salita, si hanno le gambe poi in croce. Qual è la salita più dura che tu hai trovato al Tour de France? Penso che sia forse l'Alpe d'Huez, o anche il Tourmalet, perché forse il Tourmalet... Cioè, di spiegarmi qual è la salita facile, forse. Dimmi qual è la salita più facile. Il ponte sul fiume. È difficile anche quello, se sei in crisi di fame. Beh, a questo proposito vorrei ricordare che Coppi vinse un Giro di Lombardia staccando il compagno di fuga che era Motta sul ponte della Ghisolfa. Quindi bisogna dire cosa vuol dire. Quindi non esistono salite facili o salite difficili. Esatto, anzi non esistono le salite facili, io non ho mai trovato una salita facile. Senti, intanto ha telefonato sul cellulare di Davide Cassani un tuo tifoso dalla Sicilia, non so come sia riuscito ad avere il cellulare di Cassani, comunque il signor Princiotta ti saluta, ti manda questo saluto. Anche perché ha una sua bicicletta. Quindi... è stata una cosa incredibile. L'ha vinta in un Giro d'Italia, ha vinto questa bicicletta e ha fatto causa, era Mediaset allora, perché dice che gli avevano mandato una bici che non era la tua, e allora ha fatto causa e attenzione, il resto del lago è stato costretto a ripresentargli un'altra bici. Adriano, attenzione, perché comincia la bagarre, come ieri gli uomini della Kelme con anche gli uomini della Banesto. Ecco, allora a questo punto cosa significa questo Maier, questo Roland Maier che rimane in quella posizione, ormai ha solo 6 minuti di ritardo dai due battistrada, 7 minuti il gruppo, perché non si fa riprendere? Ormai fa solo fatica e basta. Cercherà di stare avanti il più possibile, ormai la fuga l'ha lanciata, deve cercare di stare avanti il più possibile e farsi raggiungere da un gruppettino quando dietro si catenerà la corsa. Sono rimasti una ventina nel gruppetto maglia gialla, adesso ci sono gli uomini della Kelme, anche Beltran in seconda posizione, poi anche Viron con Gotti e Tonkov. Anche Tonkov. Però vedete il lavoro della squadra, prima i gregari cercano di allungare il gruppo, cercano di creare la bagarre, poi tra qualche chilometro l'attacco in prima persona dei vari capitani che potrebbero essere Scartin e Zulle, però anche ieri Scartin ha tentato ma non è che andasse molto. Ecco, mi sembra che comunque tra Ecola Tonkov davanti alla maglia gialla, mi sembra che ci sia una rivalità non latente ma ben chiara tra le formazioni spagnole. Quando appena va avanti un Kelme, un Banesto, un Vitalissimo, un Once, subito sono le altre squadre che vanno ad attaccare, vanno a riprenderlo. Però potrebbe anche esserci un'unione di forze, due corridori che si danno il cambio per aumentare ancora di più la velocità. La cosa che può balzare all'occhio è la presenza di Tonkov in primo piano, probabilmente ha risolto i problemi, un Tonkov che non è andato benissimo a cronometro, ieri è andato male per un problema al ginocchio, fra l'altro è anche caduto, però adesso l'ho visto lì pimpante in terza, quarta posizione, e adesso stiamo a vedere, ci sono quasi tutti gli uomini di alta classifica. Un gruppo che ormai è ridotto a 20 uomini, ecco, notate come il gruppo prosegua tranquillamente per parecchi chilometri, poi appena si forza un attimo, appena si dà un po' di gas, di colpo il gruppo si dimezza. La situazione, non perdiamo mai d'occhio la situazione, mentre ecco che cominciano a muoversi anche Bolz. L'avevamo visto, il campione tedesco, e per la verità mi ero
domandato cosa ci facesse là davanti il campione tedesco. Eccolo lì, Udo Bölts in prima posizione, un corridore coriaceo. La Telecom ha avuto un'infinità di problemi, i due leader per il Tour de France erano Ulrich e in seconda battuta Bjarne Riis, entrambi hanno dato forfait, rimaneva Zabel, ma la Telecom quest'anno ha veramente la sfortuna contro, perché anche Zabel, che non ha vinto niente, è rimasto addirittura coinvolto in una caduta. Bölts sulla destra, Wieranka al centro, li ridarguisce quasi un gregario di Armstrong, come se gli volesse dire: ma che cosa andate a fare là davanti, tanto se vogliamo vi veniamo a prendere. Ed ecco che in prima battuta si porta ancora Armstrong, mentre sono gli uomini della Kelme, che forzano i tempi. Mi sembra che sia Contreras, bravissimo ieri, e questo è un bel allungo, e questo comincia a dar fastidio a qualcuno. Difatti vedete come il gruppo si sia immediatamente allungato, pronto Richard Wierenke in seconda posizione, anche Udo Bölts, poi c'è Hamilton, poi Armstrong, non ho ancora visto Nardello. Adesso Wierenke in seconda posizione con Guerini con Contreras e Bertrand, i due uomini che ieri hanno lanciato il contrattacco, ancora al comando. Allora in prima posizione un uomo della Kelme che eventualmente vuole lanciare o spera di lanciare Escartin. Poi intanto vedete tutte queste scritte, tutte favorevoli a Wierenke, con naturalmente tutte scritte contro Jean-Marie Leblanc. Ripeto, siamo ormai in vista della seconda grande asperità di questa decima tappa, seconda tappa alpina, tappa che è stata, come quella di ieri, trasmessa dall'inizio alla fine da Rai Sport. Quando i corridori avranno superato il Col de la Croix de Fer, Colle della Croce di Ferro, avranno percorso 165 km, ne mancheranno 55 alla conclusione, ma attenzione, conclusione terribile con l'ascesa dell'Alpe d'Huez. 14 km che lasceranno il segno, anche perché questa salita è stata affrontata forte, quindi la fatica comincerà a farsi sentire, anche perché ieri è stata una giornata molto dura e associata a quella di oggi potrebbe mietere vittime. Adesso la velocità è di nuovo tornata tranquilla e difatti vedete che l'uomo della Kelme sta controllando, sta probabilmente così cercherà di parlare con Escartin, capitano della Kelme, per vedere cosa fare. Adesso potrebbe esserci un altro allungo, tutti questi scatti che però è un preludio. Adesso devono entrare in azione loro, i capitani, i Zulle, gli Escartin, i Wierenke, sono loro che possono fare la differenza, non certamente i gregari. Tutto il ciclismo minuto per minuto, ieri e oggi tutta la tappa, poi si riprenderà con i Pirenei. Gianni Bugno ha appena finito di dire: la salita più terribile che io ho visto è il Tourmalet, quindi i Pirenei. Quali saranno le tappe pirenaiche? Cosa potranno? Quali sono le differenze innanzitutto fra le tappe pirenaiche e quelle alpine? Ma diciamo che quelle alpine hanno la possibilità che sia più fresco, quelle pirenaiche c'è molto più caldo. Non sono salite difficili quel Tour, sono salite lunghe, impegnative sì, ma non durissime come possono essere il Giro d'Italia. Però i corridori sono sempre al massimo, sono i corridori che fanno la corsa, sono i corridori che fanno la salita. E quindi su questo percorso, con la corsa come è stata tirata, sicuramente le salite diventano molto più dure. E tu hai ricordato un vecchio adagio del ciclismo: non sono gli organizzatori con i percorsi a rendere difficile la corsa, ma sono i corridori che come interpretano la corsa la rendono facile o difficile. Puoi presentare una tappa di poco chilometraggio senza difficoltà e diventa una tappa massacrante, puoi presentare una tappa con 5 gran premi nella montagna con un sacco di chilometri e diventa una noia. Sicuramente sì, non dimentichiamoci ci sono delle tappe di pianura con vento che fanno magari più selezioni di certe tappe con le salite. Intanto vediamo sul traguardo un atleta che sino all'anno scorso era tra i migliori del gruppo, l'australiano Stephen Neil ha abbandonato l'attività, era un atleta che faceva veramente squadra. Bravissimo, un passista eccezionale, si metteva in testa fin dai primi chilometri e ci stava fino alla fine. Fra l'altro l'anno scorso, 2 anni fa, vinse una tappa al Tour. L'anno scorso faceva parte della Festina e sappiamo tutti come andò a finire. E il dramma della Festina lo ha convinto ad abbandonare l'attività. L'abbandona da vincitore ed eccoci con Wierenke al centro, mentre Peron è sulla destra, poi c'è Udo Bölts. Poi in seconda battuta vedete ancora gli uomini della US Postal. Peron, due parole, le merita. Sentiamo Stagi.
Le merita sì, perché sta andando fortissimo non solo a questo Tour de France, ma è andato molto forte anche al Giro d'Italia. Quindi sta dimostrando anche una condizione, una tenuta esemplare, sta correndo molto per i suoi compagni di squadra, per la sua squadra, che sta svolgendo un lavoro molto prezioso, ma sta cercando anche di mantenere e portare a casa un risultato buono per sé. Nardello. Ma Nardello anche lui ha perso, lui aveva un problema diciamo di peso, l'hanno tenuto a stecchetto, e fino a questo momento sta andando abbastanza bene in salita, non sta soffrendo come ha sofferto gli altri anni, anche se per il momento non l'ho ancora visto, ma mi sembra sì c'è anche Nardello. Invece si è staccato Garzelli, purtroppo ha pagato lo scatto ed è stato raggiunto nel momento peggiore, perché è proprio nel punto dove la salita cominciava ad essere impegnativa. Sulla sinistra vedete con la maglia rossa Dufaux, il corridore svizzero che sicuramente si piazzerà tra i primi della classifica generale, il corridore svizzero che è diventato il leader della Saeco Cannondale, che ieri ha avuto una crisi di fame. Allora, Dufaux al centro Virenque, un Virenque che sembra trasformato con questa maglia che tanto gli si addice. Nel frattempo è rientrato Garzelli, aveva un po' pagato lo scatto del colombiano della Kelme, e adesso che l'andatura è tornata tranquilla è riuscito a riportarsi sul gruppo dei migliori, sul gruppo della maglia gialla. Sempre al comando la coppia, ormai siamo in vista del Gran Premio della Montagna, manca poco. C'è sempre Roland Mayer, però sta per essere raggiunto dal gruppo. E da questi primi piani non mi sembra che Hulot e Bourgognone abbiano ancora tante energie da spendere. Sono da 100 km all'attacco. Siamo ormai alla fine di questa salita, i corridori sono stanchi, sicuramente ci sarà una lunga discesa per andare a prendere l'Alpe d'Huez, ma ormai i corridori hanno speso parecchio e dietro la corsa si è accesa, quindi penso che verranno riprese. E non so se avete notato quel cartello che è apparso e che naturalmente è stato immediatamente tolto. C'era scritto Killy e LeBlanc al controllo antidoping. Qui sono tutti per Virenque. Sempre di più, giorno dopo giorno, anche perché Virenque, per come corre, scatena la simpatia della gente. Si era un po' offuscata la sua immagine, però mi sembra che giorno dopo giorno queste immagini ritorna comunque a brillare. Colle della Croce di Ferro, Gran Premio della Montagna Horse Category, quindi oltre ogni limite. 165 km percorsi, ne mancano 55 alla conclusione. È Hulot che passa in prima posizione con Bourgognone in seconda, non c'era volata, non poteva esserci in questi casi, i corridori si dividono i premi. Sì, si dividono un po' anche gli arrivi in salita, questi traguardi momentanei per cercare di arrivare all'arrivo. Sanno ormai che, penso che loro sanno di non poter arrivare all'arrivo, però cercano di giocare le loro carte, magari cercando di stare in fuga il più possibile. Eccola la Virenque. Sta lottando per la terza posizione, ecco, bisogna saper dare quando si è grandi campioni. Io mi ricordo, non vorrei che tu ti offendessi, che nel Giro d'Italia che hai vinto tu, una volta facesti un piacere ad un corridore francese, Mottet. No, non è che ho fatto un piacere, però... L'hai lasciato vincere! Il Giro l'ha vinto. La tappa! Sì, il Giro l'ha vinto, quindi era giusto anche essere un po'... non essere un cannibale, io non sono mai stato un cannibale, però vabbè, è andata così. Cosa significa cannibale per te? Non lasciar mai vincere neppure chi ti potrebbe dare una mano in un momento per te molto delicato, una forma di classe. Tutti i grandi corridori, tutti i campioni sanno, hanno questo fair play. Ma non è un fair play, certamente quando tu hai raggiunto il tuo obiettivo sei contento, non serve cercare di ottenere di più, anche perché non cambierebbe niente. Quello che mi interessava quel giorno, quell'anno lì, era di tenere la maglia più possibile. Quando mi sono accorto che potevo addirittura vincere, per me avevo raggiunto il massimo. E c'è Virenque in prima posizione con Peroni in seconda, il gruppo ormai è ridotto ad una cinquantina di unità. Virenque in testa al gruppo. Adesso si è portato Beltran, non c'è nessuno che può scattare, non c'è nessuno che può fare la differenza, potrebbero farlo adesso. Armstrong è praticamente rimasto solo, lo vediamo in decima posizione, c'è solamente Hamilton al suo fianco, tutti gli altri si sono staccati. Mi sembra che si stia portando nelle prime posizioni anche Gotti. Sì, adesso si sta lottando per il Gran Premio della Montagna, ma soprattutto per qualche
qualcuno come Virenque lì per fare il Gran Premio della Montagna per prendere punti, ma altri per cominciare la discesa in testa, che è molto importante perché selezione potrebbe anche venire nei tratti di discesa. Ecco, i francesi chiamano questo modo di andare in bicicletta in salita en danseuse. Sì, saltellano sulla bicicletta, diciamo la posizione classica e l'esercizio più naturale per lo scalatore, quello stare sui pedali e quindi saltellare. Bisogna avere una grande agilità, credo anche oltre le buone gambe, buoni polmoni, e questa è una caratteristica dello scalatore puro. Pier Augusto Staggi, direttore di Tutto Bici, il nostro ospite. Oggi vi abbiamo già detto che ogni giorno inviteremo come ospite uno degli inviati dei vari quotidiani o riviste al Tour de France. Virenque non abbandona la prima posizione, è in palio il terzo posto di questo Gran Premio della Montagna. Quanti punti? 30 punti al terzo, 40 al primo, 35 al secondo, 30 al terzo, quindi tanti punti. Sulla destra, anche Guerini che oggi con il sole, una giornata impegnativa, dura, potrebbe fare meglio di ieri. Sicuramente farà meglio, perché Guerini paga un po' troppo il brutto tempo, la pioggia. Oggi invece il tempo fortunatamente è migliore. E vedete che siamo all'ultimo chilometro, nessuno scatta, anzi si va sempre più piano, non c'è nessun scalatore in grado di fare la differenza, perché ci sono stati gli uomini della Kelmi, gli uomini della Banesto, ma si sono portati davanti i loro gregari. Quando è stata l'ora di fare lo scatto decisivo, nessuno l'ha fatto, vuol dire che poi stavano bene a ruota. E a ruota di Virenque abbiamo visto la maglia gialla di Armstrong, mentre in testa accanto a Virenque vediamo Peron, questo Peron che conoscevamo come atleta di grandi possibilità a cronometro. In questo Tour de France si è letteralmente trasformato. Hamilton cerca di riportarsi davanti, cerca di ritornare al fianco di Armstrong, si è messo un giubbino, e mentre qui siamo al passaggio con Roland Mayer che passa in terza posizione. Allora, i passaggi: in prima posizione Stéphane Houlot, ex campione di Francia, ex maglia gialla, uno dei pochi che si sia ritirato durante il Tour in prima posizione in classifica generale. Con Houlot c'è un altro francese, Bourgognon. Non dimentichiamoci che oggi è il 14 luglio, festa nazionale francese, e i francesi sino a questo momento hanno vinto ancora una tappa. Si sono messi in luce, hanno dato battaglia, sono stati battaglieri, insomma hanno fatto delle buone cose, però non hanno mai vinto. 4:59 il ritardo di Roland Mayer, fra un minuto dovrebbe arrivare il gruppo. Eccoli il gruppo con Virenque, mentre il casacco. Sì, vedi, Vinokurov in terza posizione, si è ripreso ieri. Ma ieri è andato un disastro. Vinokurov è in terza posizione. Ancora troppi alti e bassi. È un giovane, ecco qua, vedete il cartello, Alain Richard. Leblanc è chi lì al controllo, è riuscito a farsi vedere, c'era questa lotta tra la telecamera e il cartello dei contestatori. Ecco Virenque che conquista la quarta posizione, poi c'è Peron, poi c'è Zül e poi c'è la maglia gialla, poi abbiamo visto Gotti. Sembra quasi che nessuno voglia infastidire Virenque, lo lasciano andare anche perché forse temono qualche spinta, visto che spinta non favorevole ma contraria dal parte del gruppo, visto il favore che Virenque gode tra tutti gli spettatori. Eccoli qua, Virenque, poi Peron, poi Zül, poi Armstrong nell'ordine, poi ecco Dufu, poi abbiamo visto Gotti, Guerini. Praticamente abbiamo superato il 165esimo chilometro, ancora 55 alla conclusione, mentre ricordiamo che hanno abbandonato in maglia gialla nel 29 Victor Fontana, poi Silver Mais nel 37, Fiorenzo Magni nel 50, ma fu un ordine di scuderia. Il leone delle Fiandre non avrebbe mai abbandonato il Tour in maglia gialla. Lo obbligarono per i fatti dell'Obisque, quando i tifosi francesi aggredirono Gino Bartali, al quale
in anticipo facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno, 85 anni domenica prossima. I tifosi tentarono di aggredire Gino Bartali, Alfredo Binda ordinò alle due nazionali di abbandonare. Fiorenzo Magni non ha mai dimenticato quel forzato abbandono, anche perché il Tour venne vinto da Ferdi Kübler, vale a dire da un corridore che aveva le stesse caratteristiche tecniche di Fiorenzo. Wim Van Est nel 51, Wim Van Est volò in un burrone, 40 metri lo tirarono su con i tubolari, pensavano che fosse morto, invece non si era fatto niente. Poi Van de Kerckhove nel 65, a proposito di Van de Kerckhove, su uno scatto di Van de Kerckhove nacque l'attacco di Gimondi che lo portò poi a vincere il Tour de France. Pollentì nel 78, ma nel 78 venne cacciato con infamia per doping, si presentò veramente una truffa infame da parte di Pollentier, che si presentò qui all'Alpe d'Huez con dei tubetti sotto la maglia, con una pompetta sotto la maglia. E fu un giudice italiano, lo salutiamo, visto che comunque fa parte anche lui della storia, che è Renato Sacconi, che era quel all'epoca ispettore del... Vediamo. Attenzione, l'attacco è della Once. Mi sembra che sia Faresin, corridore della Mapei, Peron pronto in seconda posizione. Questo è un tratto in salita, sono due chilometri che c'è sempre molto vento contrario, e adesso vediamo anche Richard Virenque. Ecco, come mai Richard Virenque in questa posizione? Se forse è fermato per cambiare gli indumenti o ha avuto un attimo di defiance? Adesso stiamo a vedere. No, cerca di rientrare sulla fuga, perché c'è Peron, c'è Vinokourov, è stato Faresin a scattare, siamo proprio in un tratto in salita, perché questa è una discesa molto lunga, però ci sono ogni tanto questi tratti in salita. Ecco, scusa, io vorrei sapere a livello tattico l'attacco di Faresin cosa significa. C'è Tonkov che ieri era in crisi, oggi si è un po' ripreso, c'è Nardello che è in buona condizione in classifica generale, perché va ad attaccare Faresin? Innanzitutto per non far allontanare troppo i fuggitivi, tirare in testa al gruppo è comunque dare troppo vantaggio agli avversari, quindi cerca di portare via una fughetta o comunque di tenere abbastanza vicino i due fuggitivi, perché se poi cominciano la salita con 5-6 minuti allora possono anche arrivare. Questo mi sembra Van de Voer, ieri ottavo all'arrivo del Cestrier. Ti sei informato su di lui questa mattina, sai tutto? Sì, però bisogna vedere se è poi lui, perché possono essere o Van de Voer o Mario Aerts, perché sono tutti e due alti, hanno più o meno lo stesso stile, io propendo più su Van de Voer. È un ragazzo che è al secondo Tour de France, un corridore che vive in Spagna, anche se è belga, tutti gli inverni va in Colombia, perché dal 1995, da quando ha partecipato ai campionati del mondo, allora era dilettante, fidanzato con una ragazza colombiana, quindi oltre a star vicino alla sua fidanzata può anche sfruttare l'altura, perché è 2500 metri ed è un buon scalatore. No, è Mario Aerts, vedi che... Mario Aerts che è stato lanciato, scoperto da Piva, corridore mantovano che si è fermato in Belgio al confine con l'Olanda a Maastricht, ha sposato la figlia di Ivo Molenaers, che era un ottimo corridore all'epoca di Coppi, tra l'altro si è piazzato un paio di volte anche alla Milano-Sanremo. Mentre attenzione, tra i primi con il numero 91 c'è quell'Alexander Vinokurov, kazako, estremamente gettonato all'inizio di questo tour, che ieri ha preso una botta incredibile. Ha preso mezz'ora, però oggi si è prontamente ripreso, è un corridore di classe, è un corridore che ha vinto il Giro del Delfinato, è giovane, è la sua prima partecipazione al tour ed è normale che abbia queste crisi. Intanto un altro gruppetto, abbiamo visto anche corridori italiani, c'è Belli, eccoli Belli al centro, Pelliccioli, c'è il campione e Cattai. È il campione del Belgio che avevamo visto prima scattare. Abbiamo visto un gran barrage, vale dire una grande diga. Sì, è un bacino d'acqua molto vasto, contiene 140 milioni di metri cubi d'acqua, quindi molto grande. Continua l'attacco dei due francesi, fosse che fosse la volta buona che nel giorno della festa nazionale vince un francese. Ma se non sono loro due, io oggi vedo molto bene anche Richard Virenque, lo vedo molto attivo, l'ho visto presente ieri, lo vedo oggi davanti, lo vedo motivato,
potrebbe essere la volta buona di un francese, comunque saremo a vedere. Anche Tonkov sta andando bene oggi, ecco, e quando Tonkov sta bene... Quando Tonkov sta bene è un pericolo per tutti. Ecco, a questo punto vorrei che vincesse Tonkov, perché Tonkov lo danno per spacciato, invece io lo vedo ancora bene, può fare ancora il podio e sicuramente oggi vedremo come sta. Foratura per Jean Cyril Robin. Sì, adesso volevo farvi notare questo pezzo, questo tratto di salita di 2 km al 10%. È una, sì, strada, una strada che fa molto male. Ti ricordi strappo, quando sì, partì Indurain con Delgado, sì, e Lemon da ruota? Esatto. La fecero col 53, che poi è uno strappo, no, di 2 km. L'ho vinto io, la prima volta che ho vinto io al P2, siamo andati via qua, su questo, bravo, strappo qua. Su uno strappo di 2 km di salita che si arriva dopo questa discesa, che può anche cambiare anche la fisionomia della corsa. Mi è piaciuto perché hai detto attenzione, voglio far vedere questi 2 chilometri, no, una salita che fa mostro francese, ed è Simon, il campione nazionale. Chi non può scattare in salita cerca di farlo in discesa, anche perché è campione nazionale, festa nazionale, non può scattare sull'Alpe d'Huez perché non è uno scalatore, quindi cerca di avvantaggiarsi in questo tratto che è uno tra i più difficili della Croix des Fers, tratto in discesa parlo. Però mi sembra che sia sempre Peron prontissimo, sempre lì ad andare a prendere tutti quanti. Andare a prendere tutti. A proposito del campione nazionale francese, io mi ricordo che una volta Léon Zitron, che è stato forse il più grande tra i commentatori francesi, faceva ciclismo, faceva ippica, scriveva libri, presentava il telegiornale. Un giorno, in un 14 luglio, festa nazionale francese, aprì la telecronaca dicendo: oggi festa nazionale francese, in fuga c'è Delille con la maglia della nazionale, con la maglia della bandiera francese e con lo stesso cognome Delille di Roger Delille, che scrisse la Marsigliese. Ve lo ricordo perché si alzò in piedi, poco mancava che suonasse la banda. È un po' troppo vicina quella moto, sono 10 metri e potrebbe aiutare in certi frangenti e penalizzare in certi altri. Questo ormai il gruppetto dei velocisti. C'è Giunti, c'è Rinero che ormai prende minuti su minuti, un gruppo che transita con un bel quarto d'ora di ritardo, ma non è importante, bisogna arrivare all'arrivo. Ecco, basta. Questa è la rete, la famosa rete di cui abbiamo parlato tante volte, quando praticamente si arriva in queste tappe, gli uomini che non hanno nessuna possibilità di primeggiare in salita creano i velocisti. Vedo che Bugno sorride. No, perché ogni tanto tiravo anch'io negli ultimi anni, quando proprio si faceva il gruppetto, perché giustamente quando si puntano delle tappe si fa la corsa. In tappe dove non si può essere protagonisti, come arrivi in salita o arrivi in volata, è giusto anche farsi da parte per dare spazio a quelli che possono fare veramente la differenza. E mi raccontava Mazzacurati, che è stato uno dei grandi gregari degli anni 70, che diceva: quando nella rete cade un grosso pesce per tutti, Maier, poi adesso il francese, il campione nazionale francese Simon, e poi lo spagnolo Echevarria. Avete visto la maglia gialla di Armstrong che comunque si manteneva nelle prime posizioni, ed ecco che dal gruppo esce un corridore Mario belga, vale dire Mario Aerts. Abbiamo visto la maglia gialla di Armstrong, si manteneva nelle prime posizioni nella scia di Hamilton. Grande lavoro di questa formazione di giovani, una formazione che era stata sottovalutata e che invece sta facendo veramente grandi cose. Però devono stare attenti, perché in salita hanno solamente 2 corridori che possono aiutare. Ed Echevarria sta andando via. Armstrong, cioè Hamilton e Livingston. Purtroppo hanno perso Vogter, che era il più forte, ma è caduto, quindi è stato costretto al ritiro. E adesso Echevarria se ne va, fa fatica François Thibault, ma è normale, si era staccato sulla Croix des Fers, poi era riuscito a rientrare, appena rientrato se n'è andato in discesa e appena trovato un altro strappo come questo, è naturale che faccia fatica. Cerca adesso di reagire Mario Aerts, ma è rientrato da poco, quindi un po' affaticato, perché in discesa, ok, dicono tutti i santi aiutano in discesa, ma quando uno attacca, quando uno cerca di staccare gli altri, fa fatica pure in discesa, e quindi uno può arrivare affaticato anche al termine di una discesa, soprattutto se ci sono i tornanti, perché sei costretto ogni tornante a scattare per rilanciare immediatamente la velocità. Siamo ormai in vista del tratto finale, mancano 35 chilometri, ci sono una decina di chilometri in discesa al termine di questo strappo, poi una 15 chilometri in pianura e poi l'ultima salita.
fra i 21 tornanti che portano qui sul traguardo, qual è il più difficile? Te lo ricordi? Tu hai vinto due volte? No, beh, è una serie tutta difficile. C'è anche forse la parte più impegnativa è l'inizio, perché mancano 14 km d'arrivo e la parte più dura è sicuramente l'inizio, dove è anche il tratto più impegnativo. Simon tenta di recuperare, François Simon si è lasciato scappare e Echevarria, comunque la loro posizione di quarto e quinto in questa classifica parziale di tappa, al comando sempre i due francesi che sono in fuga da 100 km. Poi a 4 minuti abbiamo visto lo svizzero Roland Mayer, poi ecco qua che Arz e Echevarria, eccoli qua inquadrati, sono usciti dal gruppo, ma con ogni probabilità tra poco verranno ripresi da Hamilton e soci. Mario Aers, nato l'ultimo giorno dell'anno del 74, quest'anno si è distinto ad inizio stagione, è arrivato terzo alla Freccia Vallone, è arrivato secondo in una tappa dei Paesi Baschi, è arrivato terzo recentemente in una tappa della Route du Sud, è un corridore che va forte sia a cronometro che in salita, un giovane, una promessa, un corridore che aveva anche avuto proposte dalla Telecom, però sembra che rimanga nella Lotto, formazione dove è attualmente. Anche perché la Telecom deve completamente rinnovare i ranghi. Bjarne Riis acciaccato, ha già ricevuto una lettera, così se trovi un'altra squadra vattene pure perché non ci interessi più. Ulrich è continuamente acciaccato. Lombardi ha già fatto sapere che, visto come lo hanno trattato, preferisce andare da un'altra parte. Poi quali Bolz, ormai anche se è un ottimo gregario, vecchiotto, ma di vecchiotti ce ne sono parecchi nella Telecom, quindi Godfroth e Pevenage devono lavorare a fondo per rinnovare la formazione, mentre c'è Hamilton con la maglia gialla nella scia della quale, nella scia di Armstrong, vediamo Zülle. Mentre sembra che Cipollini abbia firmato per la Saeco, comunque la firma sia prossima. Dopo la mezzanotte ha detto notizia ANSA. Dopo mezzanotte dovrebbe aver firmato. Perché c'è il telefono di Gianni Bugno che ogni volta che c'è una notizia suona e gli dà la notizia praticamente in diretta, e abbiamo visto che dopo mezzanotte Cipollini... Ma perché prima vanno a bere champagne? No, non lo so, probabilmente ieri era il 13, probabilmente porta sfortuna. E visto che sai tutto su Cipollini, dopo che hai avuto anche questa battuta di spirito, allora Pantani tornerà, quando tornerà cosa farà? Senti, abbiamo tutti fatto un invito a Marco, manchi tu. Ma io glielo faccio, bisognerebbe anche parlare un po' con lui, anche perché è un capitale del nostro ciclismo, va rispettato, e spero tanto che torni alle corse, perché manca alle corse un personaggio come lui. Quindi personalmente lo invito a tornare, perché per quello che è successo lui ha già pagato, quindi il discorso chiuso qua, si va avanti, la vita va avanti e lui deve tornare a rivincere il Giro d'Italia e il Giro di Francia. Basta? No, può anche vincere anche il Campionato del Mondo, perché no? Allora, Piero Augusto Stagi, il direttore di Tutto Bici, ha detto prima: gli italiani, il pubblico italiano non è un pubblico di tifosi, ma è un pubblico di appassionati, di gente che se ne intende. E infatti Giovanni Bruno, che è il direttore di Rai Sport, ci ha detto che nonostante l'assenza di Pantani, gli ascolti del Tour de France sono ottimi come quelli dell'anno scorso. Quindi ringraziamo gli spettatori, ringraziamo i tifosi. Potrei dire anche una cosa, vorrei che tornasse presto a correre anche il mio corridore preferito, che è Bartoli. Cioè non che non lo preferisco a Pantani, però è un corridore che ci ho corso assieme, quindi lo conosco, e spero tanto che torni a correre, perché abbiamo bisogno anche di Bartoli, che fa parte del nostro capitale. Perfetto. A proposito di Bartoli... Bartoli, scusate, no, Bartoli, allora diciamo, stare vicino a te, no, no, allora diciamo Bartoli, tanti auguri a Bartoli per il suo 85esimo compleanno. Ecco, a Bartoli 85 anni? Domenica. Ah, era una battutaccia. Ad ogni modo Michele sta facendo veramente progressi e passi da gigante dopo l'incidente che ha avuto. Io sono tra l'altro andato a trovarlo recentemente a casa sua e ho visto che sta migliorando notevolmente. Lui è caricatissimo, molto motivato. Adesso dire
che lui potrà essere presente a Verona, questo è difficilissimo. Prima, perché ci sono due varianti: uno, appunto, la sua tenuta fisica, se potrà essere pronto per disputare un campionato del mondo; l'altro, le valutazioni tecniche del CT Antonio Fusi. Ma ad ogni buon conto, la cosa che conforta è che lui è estremamente motivato, sta lavorando molto bene, sta svolgendo 4-5 ore di lavoro col fisioterapista e tutto sta procedendo per il meglio, e quindi è l'occasione anche giusta per fare un caro e caloroso augurio di pronto rientro a Michelino Bartoli. Non mi ha risposto alla domanda il pubblico italiano, i tifosi, gli appassionati, che noi ritorniamo a ringraziare, seguono, nonostante l'assenza di Pantani, alla grande il Tour de France con gli stessi ascolti dell'anno scorso. La trisla giocata, credo, Armstrong, Zulle e Virenk. La trisla da giocare: Armstrong, Zulle, Dufo. Allora, siamo a 20 km dalla conclusione, fra pochissimi chilometri inizierà la salita finale verso l'Alpe d'Huez, è la decima tappa. Ecco, allora, il gruppo degli inseguitori 527, gruppo Armstrong 605, cosa può succedere? Ma io non riesco a capire la strategia di corsa, perché vedo che sta tirando solo la squadra di Armstrong, dietro nessuno collabora, quindi probabilmente cercheranno di fare la lotta per il piazzamento, perché la stappa sta andando via, questi due, a parte che hanno 6 minuti, sono mai morti, però non c'è collaborazione, non c'è aiuto nei confronti della squadra di Armstrong, per poter magari recuperare qualcosa sui diritti fuggitivi, dargli una mano per poter arrivare sotto il più compatti possibile. Striptease di Virenk. E allora, mentre ci stiamo approssimando, ecco qua che Virenk cambia la maglia di leader della classifica punti, in linea un mito del ciclismo, Alfredo Martini. Ciao Adriano. Come stai? Bene, voi altri si sente che state benissimo. Bene. Io volevo domandare a Cassani, dimmi, se è più sì, dura. Ciao Alfredo. Ciao, anche a Gianni, ciao. Se è più ti dura saluta a tanto stare, Alfredo Martini. Se è più dura stare a parlare dalle 10:30 alle 5 del pomeriggio o fare una tappa, Io ti posso assicurare che è comunque più dura farla in bicicletta, anche perché io, come saprai, queste tappe le soffrivo, arrivavo sempre con mezz'ora più degli altri, quindi facevo gli straordinari. Non è facile neanche ma io, grazie al cielo, mi diverto ancora. Ma si sente, perché lo fate con grande entusiasmo, ci fate vivere la corsa come essere lì. Senti Alfredo, sì, visto che tu hai detto ci fai vedere la corsa come essere lì, cosa ti sembra questo Tour de France? Ma penso che abbia trovato un grande campione e questo lo salva, come Cipollini è riuscito a salvare la prima parte del Tour con quei 4 successi importanti. Questo campione lo ha dimostrato ieri, altrimenti non si vincono le cronometro di 60 km infliggendo distacchi come ha inflitto lui, e poi vincere dopo 2 giorni una corsa con il Galibier di mezzo. Intanto mi sembra che i 3 inseguitori si siano rialzati. E ci hanno poche possibilità anche i 2 in testa, perché ha preso in mano la situazione la Banesto, con Zulle che vuole vincere la tappa, con solo un corridore spagnolo che corre con la Banesto ed è in testa. Allora, il gruppo per il momento ha ripreso i 3 immediati inseguitori, che erano Aerts, Echevarria e poi il campione nazionale francese. Allora, al comando rimangono sempre i 2 francesi, Thierry Bourgognon, Stéphane Hulot, a loro in seguimento a bagnomaria Roland Mayer, che sta sicuramente per essere ripreso. Allora, cosa ci può, ritorno ad Alfredo, ti chiedo scusa, sì, ma sì, c'era questo momento da intervenire. Cosa può offrirci la prossima metà del Tour de France? Ma penso che dopo questa ci sarà un'altra tappa importante, quella che arriva ai 1800 metri di Engali. Le altre non credo che siano tappe molto selettive, E poi la cronometro naturalmente. Sì, Alfredo si riferisce all'ultimo arrivo in salita dopo sì, questi 2 sulle Alpi. Sì.
Sì, è una tappa dura, Alfredo, perché c'è il Col du Portillon, c'è il Peresur, il Val d'Oro. Ci sono quattro colli prima di questa, almeno dalle cartine. Bisogna vedere, sì, perché se poi farà caldo allora sì che diventerà dura. E poi c'è la penultima tappa prima dell'apoteosi sui Campi Elisi, la penultima tappa a cronometro che può dar modo ad Armstrong di incrementare nuovamente il suo vantaggio. Credo che questo tour preservi ancora delle giornate importanti, proprio riflettendo su quello che abbiamo detto fino ad ora. Ci sono ancora tappe in salita, mentre non vedo che ci sarà grande selezione a Po, perché le salite sono un po' troppo lontane, sia il Tourmalet che l'Obisque, e anche l'Obisque, che è l'ultimo colle, è distante almeno una cinquantina di chilometri da Po. Hai ragione, Alfredo, addirittura sono 60 chilometri dalla cima dell'Obisque. Non parliamo del Tourmalet, che è a 120 km dal traguardo, appunto, un po' troppo lontani. Appunto. Attenzione, scusa Alfredo, come vedi si sta disputando lo sprint con gli Abuoni. Siamo dopo 204 km di corsa, Le Bourg-d'Oisans, mancano 16 km alla conclusione. Uno sprint che secondo me non ci sarà, perché naturalmente, come già aveva detto Bugno, in questi casi i corridori si dividono i traguardi, montagna e Abuoni. Mentre ecco che sono gli uomini della Banesto che stanno forzando i tempi con il numero 165, vedete Francisco Mansebo incomincia la Banesto a fare l'andatura. Allora Alfredo, sì. La domanda conclusiva, intanto vedete che Maier è a 3.55, il gruppo di Armstrong a 5.10, la domanda conclusiva, ed ecco gli spagnoli che forzano i tempi. Allora, la tris da giocare, secondo te, per il podio a Parigi è Armstrong, Olano e Zülle? Ma io metterei anche Nardello, eh. Nardello è un corridore molto forte e penso che migliori da qui ad andare in avanti, mentre forse altri corridori, e ce l'hanno fatto vedere altre volte, saranno piuttosto in calo. E credo che Nardello farà può aspirare davvero a salire sul podio. Alfredo, adesso vorremmo una tua battuta, una tua frase, un tuo consiglio, un tuo incitamento a Marco Pantani. Io con Marco ho parlato non tanto tempo fa. Lui deve ritornare in gruppo il prima possibile. È il suo mestiere, è il suo lavoro. Deve rispondere a tutta quella gente che hanno sofferto per lui, a quelli che lo vogliono rivedere ancora. Quindi è un po' anche un dovere che lui ritorni presto in mezzo al suo gruppo. E io ti ringrazio, Alfredo, a risentirci prima della conclusione del tour. Tu hai intenzione di venire? Non lo so ancora, perché ho alcuni impegni per la federazione e quindi non so proprio cosa dirti riguardo a questo. E volevo dire, hanno fatto perdere una grossa occasione a un nostro corridore, a Francesco Casagrande, in questo tour penso avrebbe fatto molto bene. Ecco, allora io vorrei chiarire per chi non segue da vicino le cose che alla vigilia del Tour de France gli organizzatori hanno detto no alla Vini Caldirola Sidermec per la positività per la non negatività. Per l'ematocrito alto, per cioè l'ematocrito alto considerato non idoneo di Gonchar. Tenendo presente che il termine non disqualifica, ma il termine di sospensione era di 15 giorni e che pertanto Gonchar poteva essere presente qui al Giro d'Italia, c'è da dire che hanno fatto veramente qualcosa non di carino nei confronti di Casagrande, che dopo 8 mesi di forzata assenza aveva dimostrato di essere in grandi condizioni avendo vinto il Giro della Svizzera. Ti ringrazio per aver fatto. Appunto, tu hai detto proprio la cosa giusta, dopo aver pagato per 8 mesi penso che si meritasse di essere riammesso, dopo aver vinto anche un grande Giro di Svizzera. Alfredo, io ti ringrazio. Grazie. Arrivederci a presto, ed eccoci che inizia l'Alpe d'Huez e appena la strada incomincia a rizzarsi sotto i pedali è Hulot che scatta. Più che scatta è Bourguignon che si stacca, non ce la fa più, e lui invece cerca di andare su col proprio passo.
non hanno grosse possibilità, perché dietro ci sono due corridori come Escartin e Zulle che, almeno in base a quello che stiamo vedendo, hanno messo davanti i loro uomini, quindi cercheranno di sferrare un attacco in questa salita finale, anche se Armstrong alla fine potrebbe trarre vantaggio da questo. Sta correndo molto bene, stanno correndo forse male gli altri, perché gli stanno portando la vittoria su un piatto d'argento, gli stanno facendo da gregari gli spagnoli. Adesso vedete proprio Mancebo, che fra l'altro è il giovane più promettente della Spagna, questo ragazzo che ha appena 23 anni, e adesso è qui a tirare con solo uno invece questo spilungone spagnolo, alto 1,90 m, anche gli uomini della Kelme. Adesso andremo a vedere cosa succede in questa salita finale. Io mi auguro che Nardello, come dice Alfredo Martini, possa lottare per il podio. Io penso di sì, però deve superare la giornata di oggi, perché non mi sembrava in grande giornata. Allora, siamo ormai in vista del 19° tornante, mentre tra poco comincerà la salita anche il gruppo con la maglia gialla. Mi hai detto che a 1,5 km dalla conclusione c'è uno striscione portato da un altro ex corridore romagnolo, Laghi, sul quale cosa c'è scritto? C'è scritto Pantani ci manchi, Pantani torna. Renato Laghi, corridore romagnolo di Faenza, vincitore di una tappa al Giro d'Italia. Tutti gli anni viene qui nelle Alpi, viene qui al Tour de France, e ha voluto così dedicare questo lenzuolo a Marco Pantani. Tra l'altro c'è anche Felice Gimondi lì nella zona con Renato Laghi. Stéphane Hello, ex campione nazionale francese, mancano 13 chilometri alla conclusione. Stéphane Hello, ex campione nazionale francese, ex leader della classifica generale, maglia gialla, si è ritirato per una crisi incredibile. Può arrivare al traguardo? Penso proprio di no, sta andando su ai 12-13 all'ora, non di più. Dietro invece andranno su ai 20-22 all'ora, quindi penso che abbia poche possibilità. Non si sa mai, perché se poi il gruppo va come è andato sulla Croix de Fer potrebbe anche arrivare, ma non mi sembra che abbia un gran passo, anche perché è una salita interminabile, perché dopo parecchi minuti che sei lì ti vedi un cartello che c'è scritto 10 km all'arrivo, e se sei sui pedali caschi seduto sulla sella. Sono 13 km 800 metri per questa ascensione verso l'Alpe d'Huez, l'Alpe d'Huez a quota 1860, Alpe d'Huez che conclude questa decima tappa del Tour de France. Siamo a metà Tour, cosa ha detto il Tour sino a questo momento? Ma sicuramente che Armstrong è più forte, che le salite sono anche dalla sua parte e che dietro stanno lottando gli uomini, dietro subito ad Armstrong, stanno lottando per chi sarà secondo o terzo sul podio. E come giustamente ha detto Davide Cassani, sono gli uomini della Banesto che stanno facendo da gregari proprio ad Armstrong. E qui comincia l'Alpe d'Huez anche per il gruppo. Solaun si sposta, adesso prenderà un quarto d'ora a arrivare qua. Ci sono gli uomini della Kelme, più scalatori, adesso vedremo. C'è Gomez che si porta in testa, che è un Gomez che anche nella tappa scorsa, nella tappa di ieri, ha attaccato sul Galibier, sta per essere raggiunto Roland Maier, ed eccola qua la salita, vedete questi tornanti stupendi, là in cima c'è l'arrivo, l'Alpe d'Huez. E abbiamo visto Armstrong in terza posizione, secondo voi si limiterà a controllare la corsa o darà un altro paio di schiaffoni a tutti? Cercherà di controllare la corsa, certamente se gli capiterà l'opportunità la sfrutterà. Ecco intanto Roland Maier che viene ripreso, quindi abbiamo soltanto Hulot al comando, Bourgognon che ormai ha finito tutte le energie, sta per essere ripreso dal gruppo, in testa la corsa Stéphane Hello. Sì, staremo a vedere appunto con chi potrà rimanere oggi Armstrong, certamente come detto prima, se può sfruttare l'occasione la sfrutterà anche oggi. Ma io spero oggi di vedere un pizzico d'Italia, e mi andrebbe benissimo Nardello, Gotti, Guerini. Ecco, io in particolare credo che oggi possa fare una grande gara e sono convinto che la possa fare Ivan Gotti. Anch'io sono penso. Sono convinto che Ivan, e già ieri ero convintissimo che sarebbe arrivato al successo, invece un Lance Armstrong supera, gli ha tarpato le ali. Ma oggi la giornata di Sedici è una tappa lunga con
due colli di Ors categorie è un arrivo di primo ordine e credo che Ivan possa regalare una gioia ai tifosi italiani. Intanto ha dimostrato Elo di avere anche ottime doti di pugile, knockout in diretta, senza voltarsi ha sferrato un mal rovescio, avete visto che è volato letteralmente al suolo il tifoso che imprudentemente si era avvicinato. E tanto per cambiare, in testa c'è Hamilton, tutto bendato, tutto fasciato, ma va veramente forte perché ormai da quanti chilometri è che è davanti, ha fatto tutta la Croix de Fer e poi un bel tratto di pianura, adesso l'imbocco di questa salita ancora in testa e sta andando forte, non è che stia andando piano, mi sembra che ancora una volta Armstrong stia pedalando bene, un po' meno agile del previsto, però deve forse trovare ancora la gamba dopo un po' di pianura. Chi può attaccarlo in questo punto? Mentre ecco qua il campione di Francia si stacca. Anche Christophe Moreau, che è terzo, era terzo in classifica generale, Christophe Moreau in difficoltà. E all'inizio della trasmissione, quando appunto analizzavamo i vari distacchi, io ho detto, secondo me Moreau sarà uno dei primi ad uscire dalle zone alte della classifica. Quindi a questo punto Armstrong, Olano a 6 primi e 3 secondi, Zülle a 7,47. Siamo attenti perché ormai parte qualcuno, la velocità sta calando di brutto e quindi qualcuno potrebbe attaccare, vedete come si aprono. Ed ecco che inizia il forcing, uno spagnolo vira anche là pronto ad intervenire, ma pronto ad intervenire e anche Zülle, Armstrong e Viranca. Zülle ha paura di partire, non si sente ancora sicuro, potrebbe partire Scartin, però anche ieri non è che abbia fatto granché, potrebbe eventualmente lanciare un suo compagno di squadra, però adesso staremo a vedere perché dovrebbe esserci anche Tonkov nei paraggi. Partire il russo, se ha superato, come ci aveva detto Sola, tutti i problemi. Sempre Hamilton a condurre l'inseguimento del gruppo, Armstrong in seconda posizione, poi Escartin, poi Virank, poi Zülle, eccoci con... Questi sono i ritardatari, si è staccato anche Casero che questa mattina era messo abbastanza bene in classifica generale, era settimo con un ritardo di 8,54, se si stacca adesso è un problema. Eccolo qua Nardello, purtroppo mi sembrava che non fosse in giornata, deve salvarsi anche Guerini, mi sembra un po' in difficoltà, in coda al gruppetto di testa, sta andando su agile, questo è già un vantaggio, però anche lui non è in giornata. Vediamo anche Pavel Tonko, mi sembrava in coda a questo gruppetto. Sempre Hamilton in testa al gruppo con Armstrong, forza i tempi Hamilton nel tentativo di evitare scatti pericolosi, eccoci qua sui 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, salita mitica, salita nella quale gli italiani hanno vinto parecchie volte, Coppi nel 52, Bugno che è accanto a noi nel 90 e nel 91, Conti che purtroppo coinvolto in una caduta ieri è stato costretto al ritiro, Conti che vinse nel 94 e poi le due vittorie di Pantani nel 95 e nel 97. Siamo sempre sull'uomo di testa. Va piano, non mi sembra che... Penso proprio che non ce la faccia, lui potrà andare su ai 15 all'ora, non di più, il gruppo può andare su ai 20, 22. Penso che il record di questa scalata sia di Pantani, cioè sono sicuro che è di Pantani, mi sembra che il tempo sia di 36,50 dall'inizio della salita. Intanto siamo al chilometro 208. 208 chilometri percorsi, ne mancano 12 alla conclusione. Siamo in località Lagar, poi West Noisan, l'Alpe d'Huez al 217esimo chilometro, cioè all'ingresso del paese, e dopo 220 chilometri si conclude questa decima tappa. C'è anche Dufaux con la maglia rossa a centrostrada, poi vediamo Armstrong e Scartin che sta parlando con un suo compagno di squadra, poi Van de Wover con la maglia della Lotto dietro a Dufaux. Anche Olano c'è, Escartin sulla destra, poi un paio di corridori della Banesto. Mi sembra che abbiano paura ad attaccare, paura per la reazione di Armstrong, che evidentemente gli va bene così. Teniamolo qui tranquilli, non stuzzichiamo, non svegliare il cane che dorme. Sì, sicuramente cercheranno di puntare la tappa. Hanno visto ieri che Armstrong è più forte, quindi tutti hanno paura.
anche perché prima nessuno aveva dato una mano alla squadra di Armstrong a tirare o cercare di tenere un po' alta l'andatura in pianura. Intervento sulla Banessa è stato finale prima di imboccare l'Alpe Duez, quindi tutti i corridori, tutte le squadre hanno paura di questo corridore che ha dimostrato di essere più forte. Hamilton, Armstrong, poi Zülle, poi Dufaux e poi Escartin dall'altra parte della strada. C'è anche Guerini intorno alla decima posizione, Guerini che tiene duro, quindi molto meglio di ieri. Adesso non ho visto Gotti, non ho ancora visto Gotti, neanche Vironk. Eccolo là Vironk, mi sembra che stia facendo fatica. Gotti non c'è più. E c'è là Dufaux che si volta, due svizzeri, uno nella scia dell'altro con la maglia bianca, Alex Zülle nella scia di Zülle. C'è Dufaux e ora eccoci nuovamente su Armstrong. Ecco sulla sinistra l'uomo della Kelme, il leader della Kelme, vale a dire Escartin. C'è anche Benoît Salmon, corridore francese della Casino. Vediamo Guerini, poi c'è Vironka dietro a Guerini, poi l'ultimo mi sembra Tonkov, Pavel Tonkov. Comunque fa parte sempre del gruppo di testa. Sì. I rapporti che sta usando, ecco qua, Armstrong, c'è Armstrong, Zülle, Hamilton in prima posizione. Secondo me sta usando un 39-21, sta andando abbastanza agile, ruote speciali, molto leggere. In salita è importantissima la leggerezza. Ecco lì Guerini, ecco Vironk. Sta facendo fatica. Ho il timore che stia facendo molta fatica, vediamo Dufaux, mi sembra che il più brillante sia ancora una volta Lance Armstrong. Dicevo che il peso è importantissimo ed è per questo che Lance Armstrong ha adottato una bicicletta con delle ruote speciali, biciclette che ormai sono sugli 8 kg, anche Zülle, una bicicletta speciale la sua, in alluminio, rinforzata nei punti più importanti per avere maggiore rigidità. La bicicletta di Zülle pesa 7,5 kg, quindi Stefan, così grande, una bicicletta molto leggera. Stefan Elo è il leader della corsa, alle sue spalle tutto il gruppo compatto, per il momento nessuno osa scattare, siamo ormai a 12 chilometri dalla conclusione. Ecco, mi rivolgo a Bugno. Senti, nel giro di un anno Armstrong ha fatto dei progressi incredibili, da campione a campionissimo. Cosa è accaduto? Ma sicuramente è maturato anche psicologicamente, la vista brutta 3 anni fa, è uscito da questa malattia bene, ha saputo reagire. L'anno scorso si è presentato a una Vuelta, a un mondiale in perfetta forma, ha saputo che poteva ottenere dei buoni risultati e quest'anno è partito con la determinazione di poter vincere il Tour e ci sta riuscendo molto bene. Al mondiale dell'anno scorso è arrivato quarto nella prova in linea e quarto nella prova a cronometro. Prima è arrivato quarto alla Vuelta di Spagna. Non c'è nulla da fare, il peso è determinante, soprattutto in salita. Armstrong è calato 10 kg. Se pensi che in una salita al 10%, un chilogrammo di meno ti dà la possibilità di risparmiare 7 watt, vuol dire impiegare più o meno un secondo e tre in meno al chilometro, vuol dire che se sei 10 kg in meno, al chilometro guadagni 13-14 secondi. Se questi li sommi a tutti i chilometri che ci sono, alla fatica che fai in meno, salta fuori un Armstrong così. Elo, a questo punto può anche trarre vantaggio dal fatto che Armstrong controlla la situazione, che nessuno ha per il momento l'intenzione di attaccare Armstrong. È un tour uguale agli altri, cioè un tour nel solco della tradizione. Ma sì, è nel solco della tradizione, perché comunque il Tour si ripete, ha la sua strada scritta ogni anno. E diciamo che insomma la prima settimana è noiosa, beh, noiosa. Certo non è stata noiosa per Cipollini e i velocisti. E la tradizione è quella, le prime, giustamente la prima settimana è una settimana tranquilla di rodaggio, tanto i distacchi riescono a fare lo stesso, perché ricordiamoci che dopo 8 giorni Armstrong era abbondantemente in maglia gialla e al secondo posto aveva dato una bella distacco, al secondo in classifica. Io invece trovo che il Tour sia un'altra cosa rispetto al Giro. Tecnicamente per me il Giro è molto più bello, molto più difficile, più completo, sicuramente molto più adatto a passisti scalatori. Il Tour de France è una corsa più aperta che dà spazio ai velocisti nella prima settimana e poi preme i passisti veloci. Io trovo che siano ancora un po' troppo, si devo muovere un appunto piccolissimo, è quello dato dal cronometro, che forse ci sono un po' troppi chilometri contro il tempo.
Allora, si muovono gli uomini della Banesto, Beltran. Beltran, quindi è evidente che l'impulso gliel'ha dato Zulle. Zulle che sta bene, non se la sente di partire lui, quindi ha lanciato un suo compagno di squadra. Beltran, molto bravo anche ieri. E intanto dobbiamo spiegare quella scritta, Zetmelk merci, Zetmelk grazie, è la salita degli olandesi. Gli olandesi sono numerosissimi e ad ogni tornante scrivono grazie ad un corridore olandese che si è imposto qui all'Alpe d'Huez. Beltran esce, Beltran che è stato ottimo anche nelle ultime tappe. Beltran tenta di giocare le proprie chance o fa da punto d'appoggio per Zulle? Può fare l'uno e l'altro perché è un buon scalatore, se non viene inseguito può anche lui andare a prendere Elo, che secondo me ha ormai non ha nessuna possibilità. Adesso mi sembra che sia Benoit e adesso Salmon. Salmon, dovrebbe essere Benoit Salmon. Salmon. E adesso parte anche un corridore della Kelme. Comunque sono tutti corridori di seconda fascia. Non vedo scattare Scartin, Zulle, hanno paura. Sembra che abbiano un po' di timore di Armstrong. E allora Armstrong lascia andare questi corridori che possiamo definire di seconda fascia, mentre il vantaggio del battistrada, vale a dire del fuggitivo Stefan Elo, si è ridotto a circa 3 minuti, mentre eccoci con Contreras. Sì, mi sembra proprio Contreras, non c'ha possibilità Elo, anzi sta andando su in surplus. Adesso c'è Contreras, colombiano, che recentemente ha vinto il Giro della Colombia con... Mentre Benoit Salmon della Casino, che vedete in prima posizione, praticamente si sgretola il gruppo, ma stanno uscendo 10 km alla conclusione, stanno uscendo dal gruppo tutti uomini di non classifica generale. Armstrong controlla, deve controllare soprattutto Zulle e Olano, tutti gli altri possono andare, hanno via libera naturalmente se hanno gambe e coraggio per lanciarsi in questa avventura. Eccolo qua Beltran, che è stato il primo corridore a scattare, compagno di squadra di Alex. Attenzione, esce Escartin. Ecco, allora l'attacco adesso... di Escartin, adesso vedremo la reazione di Armstrong. Esce dal gruppo Escartin e a questo punto ci sarà sicuramente la reazione della maglia gialla. Escartin è un uomo in classifica generale. Comunque abbastanza lontano. 9 primi e 1 secondo per la precisione, però... E infatti avete visto, Contreras se n'è accorto, lo ha atteso e cerca di scandire il ritmo, scandire il passo. Allora, due uomini della Kelme inquadrati, Contreras e Escartin, gli stessi che hanno tentato di fare selezione ieri. Mentre sempre al comando solitario c'è Stefan Elo, ma ormai secondo me ha ancora pochissimo spazio nei confronti del gruppo, naturalmente può difenderlo se ecco qua che Salmon viene ripreso, Benoit Salmon viene ripreso da Escartin e Beltran. Allora Escartin, Contreras, Benoit Salmon e Beltran davanti a loro all'inseguimento di Stefan Elo. Siamo, ecco là intanto Beltran che sta per essere ripreso da questo terzetto. 4 uomini all'inseguimento del francese Elo, mentre per il momento Armstrong si mantiene a controllare Olano e Zulle. Deve fare così, si stacca adesso Benoit Salmon e deve fare così. Mi aspettavo uno scatto di Zulle, probabilmente aspetta ancora un po', ed è normale invece che Armstrong continui col proprio passo. In fondo Escartin ha 9 minuti di ritardo, non deve rischiare, scattare a 10 km dalla conclusione di un arrivo in salita può comunque creare qualche problema, quindi questo ce lo insegna Indurain, regolari fino a 4-5 km, poi se ne hai vai, se no continui con quel passo. Fra gli uomini del gruppo di testa Escartin era il più fastidioso per i suoi scatti. Sì, perché è uno dei pochi scalatori di questo Tour de France, un corridore che è arrivato quinto al Tour 3 anni fa, un corridore che è arrivato secondo e terzo in 2 vuelte, un corridore che in salita è sempre andato forte, un piazzato, ha vinto poco, però... Adesso è Tonkov, attacco di Tonkov. Tonkov che in classifica generale ha un ritardo di 10 primi e 34 secondi.
Allora, degli uomini di classifica sono usciti sino a questo momento Escartin e Tonkov. In testa al gruppo c'è sempre Hamilton con Armstrong in seconda posizione, poi abbiamo visto Dufault, Zülle e Olano. Si è spostato Hamilton, non ce la fa più, adesso staremo a vedere perché Armstrong è rimasto senza compagni. Secondo me ha battezzato due corridori, due o tre corridori che potrebbero impensierirlo, e questi sono Zülle, Olano, forse anche Dufault. Gli altri li lascia andare e cerca di andare su del proprio passo. Un eventuale scatto di Zülle potrebbe costringere Armstrong ad inseguirlo. Anche se abbiamo visto che Armstrong non è che stia proprio difendendosi, perché ha allungato e su di lui sono rimasti solamente Zülle. Ed ecco che riprende Tonkov, praticamente l'attacco di Tonkov ha scatenato la reazione di Armstrong. Armstrong riprende Tonkov, ha ripreso anche Benoit Salmon nella scia di Armstrong. Armstrong ha forzato i tempi, vediamo Zülle, vediamo Dufault. Non vedo Olano, no, neanche non io. Vedo Olano. Sulla sinistra con la maglia rossa c'è Dufault, poi c'è, mentre eccoci ritornati, sull'uomo di testa della corsa con Stéphane Hulot. Non va proprio più su, questo non è un gruppo. E Tonkov riparte, scusa se ti interrompo, Tonkov riparte. Armstrong è andato a prenderlo ed è Zülle. Attenzione Zülle. Zülle, ecco. Si scatena il gruppo, allora Tonkov è partito una prima volta, Armstrong è andato a prenderlo, poi adesso Tonkov riparte ancora, all'inseguimento di Tonkov si porta Zülle, ma la maglia gialla di Armstrong è là. E Virenk, ecco. Molto in bene, posizione. Sembrava in difficoltà all'inizio della salita, invece no, è lì. Ecco. Eccolo qua Zülle, adesso sì che adesso fa sul serio, vede, adesso ecco. Può eventualmente fare affidamento su Beltrán, che è lì a pochi secondi. Tonkov brillantissimo, come brillantissimo è Armstrong, sta facendo tanta fatica Virenk ma non molla. Gran bagarre in testa del gruppo, è Tonkov che ha scatenato praticamente la bagarre dei grandi. Escartin era partito, ma Escartin evidentemente non interessava molto, non faceva troppa paura a Armstrong. Quando è scattato Tonkov, Armstrong è andato a prenderlo una prima volta. Tonkov è ripartito, si è mosso dal gruppo Zülle, adesso abbiamo questa situazione. Parliamo dei grandi, Zülle, poi Armstrong, Virenk e naturalmente Tonkov, mentre vengono ripresi i tre che erano usciti dal gruppo, vale a dire Escartin, Contreras e Beltrán. Quindi abbiamo al comando solitario ancora Stéphane Hulot, mentre all'inseguimento ecco che il terzetto che era uscito dal gruppo viene ripreso e Zülle che si incarica di fare l'andatura nella scia di Zülle. C'è Tonkov, poi c'è Armstrong e poi c'è Virenk. Ecco, Zülle, Tonkov, Armstrong e Virenk. Questa è la situazione. Quando ormai mancano quanti chilometri alla conclusione? Poco meno di 7 chilometri. Comunque gli uomini di classifica, gli uomini leader di questa corsa, di questo tour, stanno facendo vedere. Adesso staremo a vedere un po' come si giocheranno la vittoria finale. Questo è Dufault. Ecco Dufault, un altro uomo di classifica che sta perdendo contatto dai primi. Anche ieri un po' in difficoltà nell'ultima salita, la storia si ripete. Eccolo qua intanto Guerini, che non è molto lontano dal gruppetto della maglia gialla, è rimasto solo, però sta salendo un buon passo. E Guerini è l'ultima chance per gli italiani. Purtroppo Turbo. Sì, perché Garzelli si è staccato anche Nardello e ho il timore che oggi possa prendere 4-5 minuti perché si è staccato l'inizio della salita. Sta invece salendo del proprio passo, un buon passo Guerini, che era 14° in classifica generale. Adesso c'è Beltrán con Azzulli, più freschi mi sembrano Zülle, Tonkov e naturalmente Armstrong. Che carattere però che ha Virenk, è in ultima posizione, sta soffrendo perché lo si vede dall'andatura eppure non molla. Diciamo che sono tutti e quattro grandi corridori di carattere, abbiamo visto Zülle, abbiamo visto Armstrong, abbiamo visto Tonkov, cosa gli è successo ieri che oggi è lì davanti, e abbiamo visto anche Virenk, stiamo vedendo Virenk, dopo tutto il successo che è lì a lottare, quindi un plauso a tutti questi corridori. Che effetto fa questa folla, questo bagno di pubblico, di applausi, di mani che si levano sul volto? Ma è una grandissima cosa, la fatica a parte, ma l'entusiasmo della gente ti fa dimenticare tante cose. E vai finché senti questa gente, perché non ti rendi conto praticamente. Ecco, a vedere in televisione queste scene sembra che il corridore debba aver paura, mentre questo è il leader. Ma
c'è da aver paura, perché hai sempre paura di cadere, però tu pensi a correre, pensi ad andare avanti, e la gente all'ultimo momento si sposta, ma si sposta, e però è un incitamento che ti permette di arrivare fino al fondo delle tue forze. 7 chilometri alla conclusione, ed eccoci con Bourguignon, che sta per essere ormai ripreso. Bourguignon ed Elo hanno fatto la corsa, sono stati i due uomini che hanno praticamente, con il loro coraggioso tentativo che li ha portati a rimanere oltre 100 chilometri al comando. Ora Bourguignon sta per essere ripreso anche in questa tappa, quindi due uomini all'attacco, e tutte le altre fughe si sono concluse a 4 chilometri dalla conclusione. Forse lo stesso destino anche in questa tappa dell'Alpe d'Huez. Avevamo detto non era possibile che si potesse arrivare a una soluzione del genere, invece anche questa tappa con ogni probabilità vedrà i battistrada recuperati dagli inseguitori a 4 chilometri dalla conclusione. Guerini è rientrato nel gruppetto della maglia gialla, mentre Olano ha un ritardo di un minuto da Armstrong e compagnia. Quindi Olano, che in classifica generale era in seconda posizione a 6 primi e 3 secondi, attenzione, può diventare Zulle il secondo in classifica generale. La classifica generale può cambiare con Zulle in seconda posizione alle spalle di Armstrong. Olano infatti ha un ritardo di oltre un minuto, è saltato clamorosamente il francese Moreau. Questa mattina la classifica vedeva Armstrong leader con 6 primi e 3 secondi, Olano, sempre, ripeto, Armstrong leader con 6 primi e 3 secondi su Olano, poi Moreau francese a 7.44, Zulle a 7.47, Dufaux a 8.07, Nardello a 8.39, Casero a 8.54, Escartin a 9.01, Viranca a 10.02, Tonkov a 10.34. Tra questi solo Zulle fa parte del gruppo di Armstrong fra gli uomini delle prime posizioni. Olano ha perso contatto, per Moreau crisi, Dufaux in ritardo, Nardello in ritardo, Casero in ritardo, Escartin fa parte del gruppo di testa come Virank e Tonkov. Quindi nelle prime posizioni saliranno sicuramente Zulle al secondo posto e faranno un gran balzo in avanti Escartin, Virank e Tonkov. Esatto, un Tonkov che è riuscito a superare le difficoltà, questo problema del ginocchio, problema all'addome, fra l'altro ieri è caduto, oggi si è prontamente ripreso, è un campione, quindi corridori che riescono a superare nel giro di poche ore situazioni difficili, ed oggi potrebbe vincere qui all'Alpe d'Huez. Lui non è mai riuscito a vincere nessuna tappa al Tour de France, anche se è la terza partecipazione, ma per la prima volta ha puntato tutta la sua stagione su questa corsa. E si avvicina il fatidico cartello dei 4 chilometri. Guarda che spettacolo per spettacolo noi, a vederlo in televisione, in bicicletta è differente. È meglio non guardare, io non guardavo mai in cima perché vedere gli indiani, noi li chiamiamo gli indiani, guarda dove sono gli indiani, bisogna arrivare fino lassù, se hai un po' di morale ti va via, per se stai poco bene, se stai bene invece sei contento, vai su, tranquillo. Ma gli indiani chi era, il pubblico o i... No. Gli indiani è perché vedi tutti questi omini lassù in cima, no? Sembrano degli indiani quando vedi i film western, e allora vedere tutte queste persone lassù in cima lontane, sembrano così talmente lontane che era meglio non guardare. Tu come visualizzavi il finale? Cercavo anche io di non guardare la vetta, si cerca di guardare sempre avanti, senza pensare dove devi arrivare, anche perché devi rimanere sempre concentrato sulla corsa, quello che stai facendo, alla fatica, agli avversari che sono in quel momento, senza pensare a dove devi arrivare. Certamente quando guardi in alto ti viene un po' di sconforto, a meno che stai proprio bene bene. Ed eccoci con il battistrada, un minuto ancora di vantaggio. Anche oggi l'attacco dei due, è rimasto uno solo, termina a 4 chilometri dalla conclusione. Una maledizione di questo tour. No, maledizione, questa è forse la maledizione dell'Alpe d'Huez, è una salita che non dà scampo, devi essere veramente molto forte, e premia sempre solo il corridore più forte, che poi finirà per essere o il vincitore del Tour o, se gli va male, sul podio del Tour de France.
Io parlavo degli ultimi 4 chilometri, tutte le fughe, tutti gli attacchi sino ad oggi al Tour de France sono terminati a 4 chilometri dalla conclusione. Avevo capito la domanda, ma in questo caso oltre a questa maledizione che citi tu c'è proprio la maledizione dell'Alpe d'Huez, quindi non solo gli altri 4 chilometri, è che è durissima la salita. Sei d'accordo tu che hai vinto due volte su questo traguardo? È una salita durissima. Sì, una salita dura. Poi c'era anche un detto che chi vinceva l'Alpe d'Huez non vinceva la maglia gialla, cioè in questi anni che è successo. Infatti io ho vinto due volte l'Alpe d'Huez, non ho mai vinto la maglia gialla, però mi sembra che c'era qualche corridore che ha vinto l'Alpe d'Huez e anche la maglia gialla, sono sicuro. Hai scatenato la curiosità di Davide Cassani che subito si è lanciato, No, è che eravamo al sesto tornante dove c'era scritto Gianni Bugno e adesso la corsa è passata di lì. Il sesto tornante, il suo, sì. Dove c'è scritto Gianni Bugno. Ah, non andavi a controllare se chi vinceva qui all'Alpe d'Huez poi vinceva anche il Tour de France? No, ho guardato solo il sesto tornante, no, che è il suo. Ci arrivava secondo, di solito. Sicuro su questo? Oh, allora vince Tulle. Non lo vinceva. Ecco perché allora Armstrong si guarda bene oggi di andare all'attacco, evidentemente. La regola era questa, poi c'era anche qualche eccezione, se non ricordo, però guardare Davide. Guardiamo. Diamo il tempo a Davide Cassani di controllare, di analizzare i suoi computer, i suoi libri. Allora cosa nel dice 97, il computer? Nel 97 vinse Pantani secondo Ulrich che poi vinse il Tour. Coppi però ha vinto qui all'Alpe d'Huez e poi ha vinto il Tour de France, mentre Pantani ha vinto ed è arrivato secondo, mentre nel 90 quindi solo Fausto Coppi, pochi. Allora nel 95 vinse Pantani secondo Indurain che poi vinse il Tour de France, quindi chi arriva giù, secondo vince Delgado, quindi deve arrivare secondo Armstrong, bisogna telefonare se vuole vincere. Lo avverti tu? No, non ho il suo cellulare. Allora eccoci sempre con il battistrada, con stanno arrivando purtroppo. Sempre al comando Stéphane Hélaut, ripetiamo, ex campione di Francia, ex maglia gialla. Cosa significa? Ecco, spiegateci un po', ecco, notate l'organizzazione del Tour de France, vedete quella moto gialla pronta ad intervenire, evidentemente ha visto la telecamera, saluta gli amici, è pronto ad intervenire, perché? Perché quando tra il primo e il gruppo c'è meno di un minuto l'ammiraglia non può avvicinarsi, ecco perché l'organizzazione mette a disposizione dei fuggitivi questa moto. Di solito c'è un'ammiraglia, c'è una macchina, quando invece il percorso è particolare come oggi dove ci sono tante persone, c'è tanta gente, c'è tanto pubblico, quindi per una macchina è difficile, allora l'organizzazione mette a disposizione le moto che è molto più facile per con loro. Il 24 vedete Turbo Guerrini, il bergamasco che ha avuto un attimo di defiance ma che ora si è accodato nuovamente al gruppo degli inseguitori. Davanti a Guerini c'è Virank, poi eccoci con gli uomini della Banesto al comando, con Zulle che sta facendo l'andatura, poi vedete Escartin dalla caratteristica andatura, deve essere terribile essere sulla ruota di Escartin. Sì, perché ti fa venire un po' di mal di mare, comunque quando sei sulla ruota di Escartin in salita vuol dire che stanno molto forte, quindi del morale. Ed ecco che ormai scuote la testa, sa che ormai il gruppo lo sta per riprendere, vedete le bandiere basche sulla sinistra, mentre ecco qua un'immagine per festeggiare il 14 luglio, questi sono dei belgi che non si capisce bene che cosa facciano lì davanti, evidentemente per un'inquadratura si può anche rischiare l'infarto, ma ecco la situazione: Bertrand, Armstrong, Escartin, Zülle, Contreras, Guerini, Tonkov e Virank stanno per riportarsi su Stéphane Hélaut. Allora questa è la situazione quando ormai siamo al quarto chilometro e come in tutte le tappe al quarto chilometro finisce l'attacco di quelli che hanno con la loro azione tenuta desta l'attenzione, vivo il fatto agonistico della tappa. Armstrong, Tonkov, poi
ecco con Contreras, ecco Virank. Nella scia di Virank c'è Guerini. A questo punto chi scatta? Ma secondo me i più freschi sono sempre Tonkov e Zulle e Armstrong. Non ho ben capito come possa andare Skartin, perché dal suo modo di andare in bicicletta non si capisce proprio, mentre mi sembra che pedali con relativa facilità Zulle e lo stesso Pavel Tonkov. E Skartin è lì in terza posizione, pronto per scattare. Staremo a vedere quando si sposterà Beltrán, perché adesso non è ancora una velocità sostenutissima, adesso ci potrebbe essere uno scatto, perché Beltrán mi sembra un po' stanco, difatti ha cambiato rapporto, ha messo un rapporto più agile e adesso si è messo penso il 21 o addirittura 23. Ah, Beltrán che è rimasto senza borraccia, senza acqua. A chi potrebbe dar via libera Armstrong? C'è Skartin, il più difficile da controllare proprio per questi suoi scatti spaccagambe. Io se fossi lui Skartin lo lascerei andare. Quindi non, sei d'accordo con me? Non lascerei andare Zulle, o comunque lascerei andare anche lui, perché poi alla fine al massimo può perdere qualche secondo, non di più. E lo comunque bravo, perché riesce per il momento, ma appena, perché te l'ho detto, perché rimane qui, perché adesso anche Beltrán non riesce più a fare velocità e appena aumenteranno la velocità si staccherà anche Guerini e probabilmente anche Virank. Ed eccoci qua con Beltrán in prima posizione, Zulle, gli uomini della Banesto ora conducono il gruppo che è composto appunto da Beltrán, Armstrong, Skartin, Zulle, Contreras, Guerini, Tonkov, Virank e con Elo che per il momento è ancora in coda al gruppo. Eccolo qua però, incomincia a perdere terreno, è attaccato al gancio. Sì. Adesso cerca di andare su con un rapporto un po' più duro, ma non c'è niente da fare. Quando si alza sui pedali, niente, non c'è più niente da fare. Cerca di spingere anche con le spalle, però non ce n'è più. Quella bianconera è la bandiera della Bretagna. Eccoci con Elo che aveva resistito. In un primo momento veramente ci eravamo sorpresi, perché in questi casi l'atleta che viene ripreso si stacca subito. Beltrán è rimasto qualche metro, voglio dire Ulo è rimasto qualche metro e poi si è staccato. Non abbiamo notizie di Gotti, di Garzelli e di Nardello, però si sono staccati subito, quindi temo che per loro il distacco sia considerevole, può essere sui 3-4 minuti, spero non di più. E in prima posizione c'è sempre, vediamo Beltrán, in seconda Zulle, poi Skartin con la maglia bianco-verde, nella scia di Skartin la maglia gialla di Armstrong, nella scia di Armstrong vediamo Tonkov, poi nella scia di Tonkov sempre un'altra maglia bianco-verde della Kelme ed è quella di Contreras e poi Guerini. Ho visto Armstrong adesso controllare il proprio rapporto, ha buttato giù lo sguardo per vedere che rapporto ha. Delle volte uno fa così prima di scattare, adesso staremo a vedere cosa succede perché mancano quasi 3 km all'arrivo. Ricordiamo che l'ultimo chilometro non è difficilissimo, anzi c'è un po' di discesa. Poi se scatta Armstrong ci devi dare i numeri per giocare all'otto. No, è che stavo guardando. No, perché così. Hai delle doti da indovino incredibili. No, adesso sto proprio... No, perché delle volte ci sono dei segnali che i corridori possono dare, quello di guardare il rapporto, quello di guardare dietro, quello di così scambiarsi due battute tra i compagni di squadra. Difatti adesso vediamo Zulle che probabilmente chiederà l'ultimo sforzo a Beltrán, che ormai non ce la fa più. Dirà che in ultima posizione ci vogliono anche opinionisti come te in grado di capire, di intuire subito che cosa sta succedendo in gruppo. Eccoci con Zulle nella scia di Beltrán, poi vedete la maglia gialla di Armstrong nella scia di Skartin, mentre sta venendo avanti l'altro uomo della Kelme, vale a dire Contreras. Poi abbiamo visto, attenzione, c'è qualcuno che ha accelerato, Guerini, incredibile. Guerini, stavo per dire Guerini attacca Tonkov, si porta nella sua scia, poi è Zulle e Skartin e vai Turbo, vai Guerini. Veramente incredibile, non me l'aspettavo, anzi mi aspettavo che si staccasse, invece no, dimostra proprio di essere un corridore di fondo, di resistenza, un corridore che quando trova salite lunghe, dure, no, non ci vanno mica su subito, attenzione, potrebbe essere un bel attacco. Lui che l'anno scorso vinse la tappa di Seba di Val Gardena,
una delle tappe più impegnative, riuscì ad arrivare con Marco Pantani e lo batté in volata. Non ce la fanno, mi sembra che stia salendo molto ma molto bene. È partito al momento giusto, era in ultima posizione Giuseppe Guerini della Deutsche Telekom, era stato appunto ingaggiato da questa formazione perché doveva essere la spalla di Ulrich in salita. Ulrich all'ultimo momento ha dato forfè e Turbo Guerini, eccolo là, dimostra che i due terzi posti che ha ottenuto al Giro d'Italia erano più che meritati. È uscito Escartin all'inseguimento di Guerini. Ecco, vedete Escartin davanti agli inseguitori, poi c'è Zulle, poi c'è Armstrong, poi c'è Tonkov e quindi Virank in ultima posizione. Ha perso terreno Bertrand, lo scatto di Guerini. Può guadagnare terreno adesso, vedete che dopo lo scatto si sono un attimo rallentato, questo potrebbe favorire l'allungo di Guerini che potrebbe così avvantaggiarsi da questa situazione tatticamente molto importante. Va, eccolo qua, perché Turbo? Beppe Turbo, sinceramente penso che sia anche un nome di famiglia, anche suo padre lo chiamavano così, poi anche il fatto che lui faccia il corridore ha rafforzato questo soprannome e mi sembra che stia andando molto ma molto bene. Vai Giuseppe, adesso è scattato Pavel Tonkov con Virank, che anche lui si è ripreso, mentre un po' in difficoltà è Lance Armstrong. Perde leggermente terreno Armstrong, eccoci qua su Pavel Tonko. A titolo di cronaca vi ricordiamo che le ultime tre edizioni del Tour che si sono concluse, mentre ecco Armstrong che si riporta, le ultime tre edizioni che si sono concluse qui all'Alpe d'Huez hanno visto vincere un italiano. Nel 95, nel 97 Pantani, nel 94 Conti. Notizie importanti? No, tutto bene, mi sembra proprio che Guerini potrebbe farcela perché dietro non ce la fanno a raggiungerlo, ci sono scatti ma non hanno continuità questi scatti, anche perché se arriva all'ultimo chilometro poi c'è questa discesa, gli ultimi 200 metri, quindi potrebbe essere lui un altro corridore italiano dopo Coppi, dopo Bugno, dopo Conti e dopo Marco Pantani. Penso proprio che ce la faccia. E domani si ritorna in pianura, si fa per dire, perché nei pressi del traguardo c'è una salita con l'undicesima tappa da Borduasana a Saint-Étienne, 198 chilometri, è l'undicesima tappa, dopo due non stop, sia quella di ieri che quella di oggi sono iniziate alle 10:30. Domani l'inizio della telecronaca è previsto per le 15:30. Per le 15:30, ma stiamo qui perché ormai Guerini ce la fa, perché adesso c'è ancora un tornante, ma qui già la salita è molto più leggera, dopo il tornante la strada diventa pianeggiante, discesa poi gli ultimi 100 metri, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro con Giuseppe Guerini. È finita la salita, Guerini affronta l'ultimo chilometro con un leggero margine di vantaggio, ma mi sembra che non abbia cedimenti e questa sarebbe la quinta vittoria italiana al Tour de France. Adesso è riscattato Tonkov, è Beltrán che cerca di inseguirlo con Zulle, però il vantaggio di Guerini è considerevole, 13 secondi, sono tanti 13 secondi. Ed eccoci con Tonkov, ieri in crisi, oggi alla grande con i primi. Solo ci aveva detto che l'avevano portato a fare controlli, evidentemente tutto è andato per il meglio. Ed ecco Guerini sotto il triangolo dell'ultimo chilometro, è la decima tappa del Tour de France. Guerini che dopo due terzi posti al Giro d'Italia aveva firmato, attenzione, ma no, ma non è possibile! Ma non si può, non... Vergogna. Non si può fare una vergogna. Cosa del genere, guarda, ecco che roba, che la regia ci ripropone. Comunque ce la può fare lo stesso, vai Giuseppe, vai che la salita è finita, adesso c'è... Questa mi sembra la dimostrazione che l'organizzazione francese è abbastanza scandalosa, se questa cosa fosse successa
al Giro d'Italia probabilmente avrebbero preso la Gazzetta e Castellano, l'avrebbero torturati. Seconda cosa, colgo l'occasione anche per ricordare che per i francesi era molto più importante Vinokurov, che ci devono ancora spiegare chi è, visto che ha vinto il Delfinato, e non hanno assolutamente ignorato gente come Tonkov, come Gotti, gente che comunque al Giro d'Italia ce la fa lo stesso, al Giro d'Italia qualcosa ha fatto. Guerini è arrivato due volte sul podio, da oggi forse anche i francesi si accorgono che chi vince il Giro o arriva sul podio è un corridore ciclista e non sono solo delle comparse. Sta attento a questa curva che è abbastanza insidiosa. Ed è incredibile quello che è successo in questo finale. Guerini sembrava ormai tagliato fuori, si è rialzato e ripartito, una vittoria che vale doppio, una vittoria, bravo, così. Una vittoria che sta batte attento, anche vai. La sfortuna, eccolo sul rettilineo, è fatta, bravissimo, mamma mia. Ed eccoci con Guerini che sembrava ormai vittima della sfortuna, invece si è immediatamente ripreso e ora può alzare le braccia, ha vinto due volte, è proprio il caso di dirlo, bravo Turbo! Veramente incredibile, dopo quello che gli è successo è riuscito comunque a mantenere un 100 metri di vantaggio su Pavel Tonkov che sta per conquistare la seconda posizione, poi ci sarà una volata per il terzo posto, parte Skartin. Ed ecco Tonkov in seconda posizione, quindi Tonkov 6 ore 42 primi, 31 secondi il tempo finale con una media di 32.868. Tonkov si piazza in seconda posizione, poi vediamo nell'ordine, tagliano il traguardo, Escartin, Zulle, Armstrong, Virank e poi Van de Wover. C'è Van de Wover e Dufo, questo è l'ordine d'arrivo, mentre ecco che arriva stremato Bertrand. Allora, quinta vittoria italiana al Tour de France, telegrafico un giudizio, abbiamo soltanto un primo e 30 secondi alla conclusione. Beh, avevo chiamato una vittoria italiana, ci voleva, dopo le quattro magnifiche vittorie di Cipollini abbiamo confermato che all'Alpe d'Huez, l'Alpe d'Huez fa molto bene a casa Italia, ormai sta diventando praticamente un enclave italiano e i tifosi credo che possono tornare a casa felici. Peccato per quell'increscioso incidente, ribadisco, se fosse successo al Giro d'Italia i francesi andrebbero a chiedere a insegnare come organizzare le corse al Giro d'Italia, io credo che i francesi dovrebbero guardarsi un pochino di più a casa loro. Bugno, velocissimo. Ma vorrei essere meno polemico e fare i complimenti miei a Guerini che è stato grandissimo per come ha saputo condurre la gara, specialmente in questo tratto finale. Davide, 10 secondi. Ma straordinaria, Guerini intelligente, è salito con una cadenza giusta nei primi chilometri, ha fatto un solo scatto ma è stato quello giusto perché dopo lo scatto ha avuto continuità, nonostante una caduta è riuscito a vincere, complimenti due volte mentre sta arrivando l'anno con un ritardo di 2 minuti circa. E concludiamo ricordando il trionfo di Turbo Guerini, questo corridore bergamasco veramente oggi ha fatto una cosa incredibile. È riuscito a staccare tutti, è riuscito a recuperare nonostante un incidente vergognoso perché un pseudo fotografo in mezzo alla strada che lo costringe a cadere. Allora, primo Guerini, secondo Tonkov, poi Escartin, poi Zulle, poi Armstrong che conserva la maglia gialla. E con questa immagine vedete Nardello in quarta posizione, concludiamo la nostra telecronaca diretta. Armstrong mantiene la maglia gialla mentre Guerini trionfa all'Alpe d'Huez, è la quinta vittoria italiana al Tour, mentre è la quinta italiana al Tour e la quarta vittoria consecutiva dopo Pantani e dopo Conti qui all'Alpe d'Huez. Domani 11ª tappa a Bordeaux-Saint-Étienne, 198 chilometri, appuntamento in televisione alle 15.30 e con le immagini del trionfo di Guerini concludiamo la nostra telecronaca diretta augurandovi, gentili signore e signori, buonasera.